Guardia di Finanza di Castellammare e il luogotenente Gargiulo Gennaro, e per la Guardia Costiera di Castellammare il sergente Giuseppe Inghilterra, che oggi è praticamente un borghese. Si è permesso il lusso di presentarsi senza divisa, ma è sempre lui, lo riconosciamo. A loro va la targa, il nostro riconoscimento per l'appoggio e per essere sempre con noi. Allora, io dico solo grazie a voi per quello che fate, e più che la targa consegnarla a noi, avremmo dovuto noi farla a voi. Grazie per quello che fate. Ragazzi, un applauso al nostro vice comandante, il quale ci tutela e ci dà possibilità quando andiamo da loro, sempre la loro disponibilità. Grazie ai carabinieri di Gragnano, e premiamo anche adesso alla finanza di Castellammare di Stabia, al luogotenente Gargiulo, e la premierà il nostro vicepresidente Carmine Danillo. Ok, guardatemi. Se si può avvicinare anche l'amico Giuseppe Inghilterra della Guardia Costiera, ok, e la premia la nostra segretaria Maria Angela Bari. Guardatemi, fate vedere la targa. Facciamocela tutti insieme. Sì, bravo. Ringraziamo le forze dell'ordine, quali ci tutelano e ci riservano la loro pazienza soprattutto. Grazie di tutto, e al prossimo anno sempre presenti. Chi di essi del commissariato di Castellammare di Stabia, anche loro abbiamo riservato una targa. Se Mascolo Carmine o chi per essi può venire a ritirarla, altrimenti la mandiamo a consegnare noi. Ok, riprendiamo con il programma. Quelli che mi vedete, anche quelli che mi hanno invitato, e incoraggio. Grazie Matteo, un applauso Matteo. Questo monologo si intitola La morte non ci appartiene. Silenzio! Silenzio! Vai Matteo! Questo monologo si intitola La morte non ci appartiene. Allora, la morte non ci appartiene, forse perché è l'unica cosa certa nella nostra vita. Io non riesco a capire quella gente che parla della morte come se non ci fosse soluzione di continuità tra la vita e la morte. E così ancora in vita. Si va a cercare una sistemazione confortevole per il dopo. Per quanto posso già! Si vanno a scegliere la ricchia! Un fritico! La domenica la moglie disse a Marina: uè, oggi è domenica, non mi porti? Io ci andiamo a fare una bella passeggiata in due cimiteri, ci andiamo a scegliere la nicchia. Ma io sono andato a casa per la villaggiatura. Te sono dico, ti piace questa nicchia? No, troppo sotto, la finica, ma manca l'aria. L'aria? Ma perché mai sono morto con la spina? Tesoro, quell'altra nicchia là sopra, sotto la fronte di Cachisso, no, dove ci sono le piante c'è l'umido, io voglio una cosa luminosa, soleggiata, panoramica, panoramica, e te la cattavi là da capo, scemo, non la nicchia. Oppure quelle persone che fanno i sacrifici, lavorano una vita intera, si privano i piaceri più semplici nella vita, si stipano i soldi della vita, sa, per fare che cosa? Per saccattare la cappella. Una sera mio nonno venne a casa e disse: "Waiu! Ha già fatto un regalo per tutta la famiglia! Ha cercato una cappella, ci mettiamo tutto quanto a te!" Dice, non era mai che cattavo pulmone, ci facevano una gita a Montuese, mi facevano mangiare questi soldi, ma va fa il culo! Pienza la salute, ma a volte ci sta sempre lì un bravo insomma, alza la cappella! Non ci sta niente da fare,
quando davanti a una morte c'è uno stato emotivo, anche quando andiamo a fare condoglianza a qualcuno, diciamo la verità, è sempre un momento imbarazzante, ma ci certe figure in merda, forse meglio ci stessimo dentro. Ho visto gente per non fare le figure di merda, fanno i propri esami. Condogliate. Arrivo là, tagliate i culi. Come tagliate i culi? Gente che arriva a dire, uè, tante condoglianze, te da famiglia, ma se è condogliato, io qui non ho le cose invece. Le cose che si dicono sono talmente imbarazzanti. Anche un amico che va a casa del defunto, guarda la moglie del defunto e dice a tosto, e gli do bene più caffè, moglie, vieni. Adesso, sono un ti chiedo molto, adesso. Bravo! Oppure un parente che arriva dal nord, va a casa del defunto, quando la moglie del defunto e dice mamma tu portate un le portate pochi di giorno. No, ma io dico che vedi dare una sistemazione adeguata, dice una Carlito non ci stanno posta, ma aspettate la sposta lo c'erano, ma come puto c'erano, non capuso andavo a buttare le cose che si dicono sono davvero imbarazzanti. Mo per esempio, se è morto da vivo, ha avuto due ictus e quattro infatti, è sempre stato malato, la vita di lui, arriva sempre un deficiente che dice, ma come sei all'improvviso? A stare all'improvviso? Chi l'ha detto molto prima che mo? Fateci caso, quante volte sentiamo dire, ma quando è successo? Stamattina. Ma tu che stai dicendo? Io oggi mi stai dicendo, ma chi l'ha ammazzato a te? Ma tu che stai dicendo? Io parlo di ieri stai con lui, ma chi l'ha ammazzato a te? Ma tu che stai dicendo? Io oggi mi stai dicendo, alzate meraviglia che cavi si esse, tu sei fra la settimana, allora meraviglia! La gente non ce la fa, non ci arriva, perché la morte non ci appartiene. Bis! La faccio, nuovo, il comune funziona ancora. Breve, scusa. Ma di nuovo. E mi sa che non è mai impazzito. Un matrimonio, che l'uomo. Questo titolo del monologo si intitola La donna prima del matrimonio e dopo il matrimonio. Fateci caso, la donna prima del matrimonio è sempre affettuosa, amorosa, sicuri particolari, amore, andiamo in discoteca, sì andiamo in discoteca, che ci frega, dai, amore, andiamo a prendere un caffè a Roma, sì un caffè a Roma alle 4 del mattino, che ci frega, dai. Posso arrivare alla convivenza, neanche di capire che cazzo è successo. Taito cominciamo i fratelli e i babbucci Topolino a piedi, con i capelli infettriti, senza trucco, te la dirò girare per casa, si ferma un palmo da te, ti guarda negli occhi e dice che vuoi mangiare oggi, con un altro che ti piglia a schiaffi. Ma che ti si mangia? Lo vento quinte. Ti notate che è una sorpresa. Ma chi sei? Ma da dove sei uscita? Sei in camera da letto. Ma perché non mi insieme a te?
perché la donna dopo il matrimonio si trasforma? Cosa che la donna prima del matrimonio arriva addirittura a dire ascolta, io non voglio niente da te, è che ti vorrà niente da te. Ascolta, io non voglio niente, sai? L'unica cosa che ti chiedo è occupare un posticino piccolo piccolo nel tuo cuore. Poi vieni a vivere con te e sto occupando la casa. Perdi i diritti civili, diventa tutto suo. Gli amati a quattro stagioni stipato ogni negro della natura. Adorando 7, 8, 10 stagioni. Una cosa allucinante. Io ero vecchino, ma ci sono qui in mezzo stagioni da riempire. Ma non esiste qui in mezzo stagionato, dopo ci raccinato, non esistono più le quattro stagioni. Come possiamo che i miei vestiti sono stati costretti a mettere in due frigoriferi da campeggio in due garage? Una madre, un zeppo di roba sua, che poi se per caso dobbiamo andare in un posto importante, teatro, cinema, io lutto. Lei apre la mano e dice, guarda, lo vedi? Guarda, non ho mai niente da mettermi, dice che sia. E sta roba chi è? Allora io domani fino un fuoco e faccio mandare via tutto. E così ci mancano quelle quattro mutande mie congelate. Che poi una sera la vedi su un piede solo. Adesso ma che stai facendo? Sì, ti sto scegliendo. Ma che dormi come le galline? Sì, ti sto scegliendo. Per l'acqua o per le bottiglie? Tu che dici? Io che dici? Tu dici come no? Tu stai bene. 3 ore per scegliere un vestito da indossare, 3 ore. Finalmente lo trova, lo indossa e viene da te. E se che tu stai già 2 ore preparato prima, ti sei fumato 2 pacchetti di sigaretta, sei tutta mappuciana. Arriva lei con quella faccia che solo lei sa che è un faccettino in faccia. Arriva lei e dice, come sto? Allora ti devi prendere la responsabilità di quello che dirai, perché se non sarai convincente ti sei rovinato la serata. E rovinarsi la serata significa che non trombi più per 15 giorni. Perché la femmina è la prima cosa che ti levi un mangiare. E per 15 giorni non si mangi più, è assodato. Come è possibile? Come è possibile che la donna prima del matrimonio va addirittura a dire io voglio un uomo forte vicino a me, mica voglio un miccio. E che mi faccio un miccio? Ma se fosse? E voglio un uomo che mi deve picchiare, eh? E voglio anche un uomo che mi deve giuriare, eh? Poi non vivo con te, ti metto con quella la mano e ti vanno a fare spesa al supermercato. Poi ti fa mandare pure che la torta è una macchi e poi tu resti a casa perché a te ti fanno peso perché sei un cacchio. Un applauso a Matteo! Dobbiamo fare dei ringraziamenti, quindi la consegna della targa in questo momento alla dottoressa Carla Di Maio dell'ambito 32. Aspetta. Ecco la dottoressa Carla Di Maio e poi vorrei invitare anche la ASD Real Vesuviana. Che si occupa dei servizi sociosanitari sul territorio e ha collaborato a questo evento già dalla prima edizione. Per favore potete abbassarmi un po' il microfono? E poi vorrei chiamare anche Valentina Turco, va bene così il microfono? Valentina Turco, intanto do la parola alla dottoressa Carla Di Maio. Un ringraziamento a Pasquale innanzitutto, insomma, che insiste sempre e mi fa un gran piacere, un gran onore ogni volta ospitarmi. Quindi ringrazio Pasquale, ringrazio Abili alla Vita, che è una creatura che abbiamo visto crescere e che sta veramente ormai muovendosi sulle sue gambe. Grazie mille, è un grande onore per me stare qui. Buona serata. Abbassate la voce per favore, che non si sente quanto fa. Grazie. Allora ringrazio la dottoressa Carla e la voglio premiare io con una cara amica, Valentina. Niente, allora dicevo, e Carla è stata la prima persona che abbiamo fondato questa cosa. È stato un progetto nell'anno 2012 con la dottoressa Giusy Pascarella. E niente, da lì è nato questo progetto Abile alla Vita per l'integrazione sociale e per i diversamente abili.
noi ci teniamo a questa cosa e la faremo ogni anno. Quindi premiamo la dottoressa Carla Di Maio e gli facciamo un grande applauso perché si occupa dell'ambito 32 dei nostri servizi sociali, e vi dico che veramente si impegna sui servizi sul territorio. Ma guardami un attimo, a me abbassa il microfono. Tornaro. Ok, allora diamo un premio per l'amico Giuseppe Ambrosini, il quale si occupa della Real Vesuviana. Salutiamo tutto il gruppo ASD Real Vesuviana e gli diamo questo bel dono. Che si occupa di disabili e di primo soccorso. Chi abbiamo con noi questa sera? Il presidente o una rappresentante? Ok, lo dica lei. Allora, c'è l'assessore alle politiche sociali, Anna Ospizio, nel comune di Pimonte. Niente, ringrazio il sindaco Pasquale Sant'Arpiglia, il presidente, che è il nostro caro amico, che si occupa da tanti anni di queste associazioni, di queste cose. E niente, allora un grazie a Pasquale Sant'Arpiglia e anche al presidente della Prologue. È doveroso ringraziare perché è anche lui che ti dà una mano, no? Allora, grazie dell'invito e do la parola all'assessore all'ospizio. Grazie Vincenzo, io ringrazio a nome del sindaco e dell'amministrazione comunale, ringrazio per l'invito Pasquale Sant'Arpiglia e Pasquale, gli altri anni io ero venuta soltanto come persona singola, mentre invece quest'anno abbiamo avuto una rappresentanza del comune di Pimonte con i ragazzi, e questo è stato grazie all'impegno dell'associazione La Misericordia di Pimonte. In special modo lo voglio ringraziare proprio personalmente Vincenzo Minieri per aver accompagnato questi ragazzi qua. Bene, ancora una volta la quinta edizione, ancora una volta vince Abili all'Associazione Abili alla Vita, Abili all'aggregazione, Abili anche alla crescita sociale e culturale del nostro territorio. Complimenti Pasquale, perché ogni anno è sempre più bello, sempre un valore aggiunto, e grazie a te per tutto quello che fai per questi ragazzi. Anna, niente, siamo noi a ringraziare te perché da un altro paese che sei venuto qua, anche noi veniamo da te, quindi dobbiamo cercare insieme perché insieme si cresce. Ragazzi, non andate via perché ci sono ancora altre cose, anche se facciamo un po' tardi, pazientate perché ci sono ancora tante sorprese. Siamo con un po' di ritardo, è bel tempo, quindi... Guardate! Al cuore, lascia un'emozione che non se ne... Nell'immensità.
Buonasera Enzo. Vabbè, questa sera non sono da solo, però ci sei tu, ci sono tantissimi ragazzi. Io voglio ringraziare immensamente. Sì, ci giriamo dove lui. Questa sera sì. Ci mettiamo di qua. Prego, Michele, vieni vicino a noi, vieni. Sì, vieni, vieni, dottore, vieni. Vieni. Va bene qua, Enzo, perfetto. Ok, ok, siamo, va bene qua. Ok, facciamo un applauso a Fio, proprio ordina la nostra immagine. Io, vabbè, io mi sento un po' piccolo questa sera perché sono in mezzo. Se un attimo ti mutolisci, volessi che. Ok. Sì. Sì, come fa? Oh, mi sento un po' piccolo perché sto in mezzo a due persone di una certa esperienza, sia di vita che anche artistica. Io direi di fare un fortissimo applauso, se permettete. Ovviamente io cerco di invitare tutti quanti a mettervi avanti, così magari se ci facciamo una canzone siamo tutti quanti uniti. Mettetevi tutti avanti, così state tutti davanti a noi, va bene? Facciamo un applauso al dottore Pasquale Santarpia, che lui merita immensamente questa bellissima e meravigliosa festa fatta tutti insieme. Ovviamente un applauso va a tutti i bambini, a tutti i ragazzi diversamente abili. Facciamo un applauso importante da parte mia, da parte di tutti. E stavo dicendo, io sono stato contento e onorato di far parte anch'io di questa bellissima associazione Abili alla Vita, perché abbiamo fatto tantissime riunioni, tantissime cose insieme, però alla fine il risultato è uscito. Sono stato contentissimo, sono stati ospiti in una mia trasmissione televisiva su Sky, su Italia Mia, che conduciamo tutti i giovedì, giusto Pasquale? Facciamo un applauso ancora al dottore Pasquale Santarpia e a tutto lo staff di Abili alla Vita. Poi stavo dicendo, alla mia destra oggi ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, visto che siamo dello stesso paese, però non ho mai avuto l'onore di conoscerlo da vicino, il nostro giornalista Michele Insera. Passo a lui la parola, facciamo un applauso forte forte. Buonasera a tutti, io con grande orgoglio oggi, stasera, sono qui. Non potevo fare a meno di dire sì a Pasquale Santarpia e soprattutto a tutti voi, che oggi siete una testimonianza tangibile che non esistono barriere di alcun tipo. Mi auguro soltanto che le amministrazioni a ogni livello riescano a investire sempre di più nel sociale e a sprecare meno in cose futili, perché grazie a queste manifestazioni, a questi risultati che si ottiene grazie all'impegno di tanti volontari, le barriere si annienteranno sempre di più. E io vi ringrazio per tutto quello che voi fate per questi ragazzi e grazie sempre a Pasquale Santarpia. Sono senza parole perché troppe belle parole, e fortunatamente vi ringrazio tutti per essere presenti. Fatemi sentire un applauso da tutti, così mi rendo conto di quante persone siete. Comunico al nostro presidente Mario Mirabile, 5 minuti dopo la canzone vi premierò. Allora, saluto tutti, ringrazio tutti e farò i saluti dopo a tutti. Passiamo la parola ad Enzo, non so per un suo... sì, mi suggeriva l'Associazione Unione Italiana Ciechi, che è una lotteria organizzata dall'Associazione Unione Italiana Ciechi di Napoli. Il costo è di 3 euro. Partecipate, anche noi di Abili alla Vita stiamo facendo una piccola raccolta per comprare, c'è un progetto per comprare delle casse, del mix e tutto. E ci richiamo a casa di diversamente abili a farli divertire. Ok? Va bene, grazie. Ok, allora passiamo alla parola a Enzo Brone, dopo il presidente Mario Mirabile e Gaetano si avvicinano per le premiazioni. Allora, io questo sì non voglio rubare altro tempo. Io, Pasquale ha detto tu devi venire, pure una mezza canzone, però mi ha fatto. Va bene, facciamo un salutone forte a Maria Neve, c'è anche la nostra amica Maria Neve qua vicino a noi. Margherita e Maria Esposito. Sì, voglio però dire di fare un fortissimo applauso pure a noi che siamo vicino a loro tantissimo tempo, come Lucia, con tutte Mariana, la nostra collaboratrice, lo staff, a tutti quanti, a Carmine. Dai, un applauso forte forte, che meritano veramente tantissimi applausi loro. Al papà di Pasquale, un abbraccio forte. Allora, non voglio rubare altro tempo. Io questa sera io voglio cantare, diciamo, non canto una mia, anche se tutti conoscete che ho parecchi lavori discografici, fortunatamente ci difendiamo dopo 13 anni di lavoro. Io voglio cantare una bella
classica napoletana, visto che siamo insieme a tutte queste bellissime persone, ancora che qualcuno piace la classica napoletana, salutiamo, un abbraccio forte al nostro sindaco, facciamo un applauso a Domenico Piccirillo, forte. E io accontento un po' tutte le persone che piace la classica napoletana e dedichiamo Quando mamma te l'ha fatto. Qua. Questa la dedichiamo pure a te. Lo staff di Abili alla Vita. Quando mamma te l'ha fatto, quando mamma te l'ha fatto, non sapevo come facete, non sapevo come facete. Le mani su, e con passa sta bocca aperta, con passa sta bocca aperta. Tu sapevi che ci serve, tutti insieme le mani. Il cinto rosa da pucciato, vinta mare tu la miscati. Dottore, latte rosa, rosa e latte di vacetto. Un applauso dottore, vai. Non c'è bisogno di cingere, ma dammi una cuccetta. Mamma da parte, mamma, tu io stascio meglio te. Le mani su, tutti. Oggi sono male e non sono sordo, vai, sulle mani. Vado a farsi tre sudore, vado a farsi tre sudore. Mamma dove c'ha per sentire, mamma dove c'ha per sentire. Bella mia tu uomo nido, bella mia tu uomo nido. Pasqua, e modo rigo tutte cose, e modo rigo tutte cose. Le mani tutti un po'. E nami di sana sana, tutta quanta fine verano. E ci servette questi trezzi, ma basano ci sapresti. Non c'è bisogno di stingere, battami la concetta. Amore, come da fatta mamma, te lo straccio meglio di te. Signori, un applauso forte a tutti Abili alla Vita, a tutte le associazioni, ma in particolar modo voglio fare un applauso a tutte le autorità nel nostro comune di Casola di Napoli. Facciamo un applauso e grazie mille ancora. Io lascio ancora il tempo a voi e buon proseguimento di serata. Grazie dottore Pasquale Santarpia. Ecco, grazie a te che sei intervenuto, anzi che stai sempre con noi, quindi qualcuno che ci nota lo vedi, sempre insieme all'Abili alla Vita. Carmine, scegliete un posto. Quindi c'è anche il presidente dell'Associazione Nazionale di Napoli, che adesso gli diamo la parola. E Mario Mirabile. Dottor Mario Mirabile. Perfetto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie agli organizzatori di questa bella manifestazione. Sport, cultura, canto, ballo, spettacolo, prevenzione oculistica, penso che più di questo non si poteva fare. Veramente c'è tanta gente, quindi giustamente un bel lavoro di gruppo, solo così si può andare avanti, soltanto così, con l'aiuto anche delle istituzioni, si potranno veramente fare tante cose. L'Unione Italiana Ciechi è, come dire, l'associazione che cerca, che persegue i diritti delle persone dei disabili visivi, non vedenti, ipovedenti, e cerca di assistere e di dare servizi in tutti gli ambiti. La nostra rappresentanza di Castellammare, Penisola Sorrentina e Monti Lattari è molto molto attiva e cercherà, stando in rete con le altre associazioni, di dare sempre più servizi e di far crescere queste città. Quindi grazie Pasquale per averci voluto invitare. Io approfitto anch'io per fare una piccola raccomandazione e un invito a voi tutti. Con soli 3 euro aiutate, date più servizi alle persone non vedenti e potete vincere anche 500.000 euro. È una lotteria, l'unica lotteria insieme alla Lotteria Italia autorizzata dai Monopoli di Stato. Con soli 3 euro si possono vincere 500.000 euro e aiutate tutti i non vedenti. Grazie, buona serata. Grazie anche al dottor Mario Mirabile. Consegna la targa un nostro giornalista Michele Inserra. Se permettete, posso premiare il nostro Michele Inserra? Facciamo un applauso forte. Mi sento in dovere premiarti. Facciamo un applauso, vai, ormai siamo di casa, siamo di famiglia. Un applauso forte ancora al nostro Michele Inserra. Grazie mille.
e che ci saranno ancora tantissime cose insieme. E allora anche Lorenzo Barone, dai, comunque mi hanno visto crescere tutta la famiglia, vai, un applauso, la capo squadra, un applauso più forte per Lucia, vai. Grazie, grazie di tutto. Gli strumenti per le esibizioni, gli stand, comunque lo ringraziamo per la collaborazione. Gaetano Cannavacciuolo, eccolo qui, eccolo qua. Della Proloco di Casola di Napoli. Allora, buonasera a tutti. Prima di tutto voglio ringraziare il mio amico, ma amico da sempre, nonché il mio compariello Pasquale Sant'Arpia, per aver organizzato questa bellissima manifestazione. C'è stata tutta la collaborazione della Proloco, la daremo sempre, in qualsiasi momento Pasquale può chiamarmi per mettere a disposizione gli strumenti per la Proloco. I miei strumenti della Proloco sono anche di Pasquale, quindi non ci sono problemi su questo, lo ringrazio. E se prima di iniziare c'è stato qualche disguido tecnico, ci dovete perdonare, perché non tutto può filare liscio, qualche cosa ci deve essere, però l'importante è che alla fine ci ritroviamo sulle cose organizzate per bene. Ringrazio a voi tutti per la partecipazione, a tutte le associazioni e a tutti quanti voi. Voglio ancora ricordarvi, già l'ha detto il nostro presidente, che stiamo facendo una testa veramente, perché è una lotteria, dopo la Lotteria Italia c'è la Lotteria Louis Braille, con solo 3 euro portate a casa 500.000 euro. Poi per quanto riguarda Pasquale, prima ha detto c'è un salvadanaio là fuori per comprare, cioè, se ne hai bisogno, quanto e quante ne vuoi, noi siamo a disposizione, le nostre casse sono anche le tue, quindi non ci sono problemi. Se con quei soldi puoi farne altro uso, ne puoi fare almeno di comprare quanto ti servono. L'importanza è che ci chiamo, viene il nostro tecnico Giuseppe, perché le casse vanno montate da una sola persona, se no va a finire che li rompiamo e dopo non ci abbiamo più la comodità. Ti ringrazio ancora a te e alla tua organizzazione, ringrazio a tutti i partecipanti, viva l'Unione Italiana dei Ciechi, viva la Proloco di Casola di Napoli, viva Casola, viva i casolesi, viva e forza abili alla vita! C'è anche la targa per Gaetano Cannavacciuolo. Ecco Gaetano, adesso ho voluto premiarti io per far capire che noi litighiamo ogni minuto, però ci vogliamo bene più di prima. Bravi! Pasquale, noi non litighiamo, parliamo, ci atteniamo, ma non abbiamo mai litigato, quindi dice Lucia sim caputca, va bene, hai ragione Lucia. Ok, grazie ancora, grazie per la targa e viva ancora gli abili alla vita! Grazie, ne approfittiamo, se il nostro sindaco dottor Domenico Vecirillo e il mio direttivo viene Carmine e Maria Angela, che premiamo al sindaco noi. Vai, allora, grazie della premiazione, grazie di questa bellissima tazza. A conclusione penso di questa serata meravigliosa, le cose belle vanno dette, impariamo a dire le cose belle, e questa è una cosa bella. Complimenti a tutta l'associazione, complimenti a Pasquale. Saluti e ringraziamenti dell'amministrazione comunale di Lettere. Ringrazio l'associazione Abili alla Vita, in particolar modo all'amico Pasquale Sant'Arpia per l'invito. Qui con me questa sera c'è un gruppo speciale dei ragazzi di Lettere, un gruppo che è nato 2 anni fa grazie all'associazione Armonia, qui rappresentata dalla signora Giudanello, che ringrazio di cuore. Un gruppo che da 2 anni cerca di lavorare per diventare parti attivi della comunità di Lettere, e da 2 anni ci sono riusciti appieno. Questi ragazzi stanno facendo davvero tanto per essere parti attivi, essere cittadini attivi di Lettere, e quindi nel corso di questi 2 anni sono impegnati in diverse attività. Noi questa sera siamo qui, abbiamo accolto l'invito di Pasquale Sant'Arpia per portare un messaggio particolare. Bisogna andare
sempre avanti, guardare avanti ascoltando il nostro cuore, perché è l'amore che può abbattere tutte le barriere. Questo è il messaggio che portiamo questa sera e do quindi la parola ai miei ragazzi. Buonasera a tutti, siamo i ragazzi del gruppo Girotondo di Lettere, Associazione Armonia, e siamo qui perché vogliamo dare il nostro contributo alla manifestazione, trasmettendo un messaggio positivo ai tanti giovani e alle tante famiglie che quotidianamente combattono per superare i piccoli e grandi ostacoli che la vita ci riserva. Il primo messaggio è tratto da alcune poesie di Haruki Murakami e recita così: ogni giorno della vita è unico, ma abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Non importa se otteniamo dei risultati o meno, se facciamo bella figura o no, in fin dei conti l'essenziale per la maggior parte di noi è qualcosa che non si vede, ma si percepisce nel cuore. Buonasera, premessa prima di partire. Noi ringraziamo Pasquale Santarpia, nostro grande amico. Ricordate che noi disabili siamo uguali a voi, non dimenticatelo mai. Vado alle ciance, leggiamo la poesia. L'altro messaggio che vogliamo trasmettervi è tratto dal brano di Jovanotti che tra poco animeremo. E non hai visto ancora niente. Non arrendiamoci mai dinanzi alle difficoltà della disabilità, ma anche a quelle quotidiane della vita. Ascoltando il nostro cuore possiamo e dobbiamo spingere sempre e ancora oltre senza sosta. Un applauso a Pasquale! Eppure, come dice Jovanotti, milioni di serrature non riescono a tenermi chiuso il cuore. Eccoci di nuovo qua, volevo ringraziare, ho dimenticato, la Misericordia di Pimonte e la Misericordia di Gragnano per il servizio che ci stanno svolgendo. Ancora ringrazio il camper dell'Unione Italiana Ciechi di Napoli, del presidente Mario Mirabile e la dottoressa Paolillo, sempre a disposizione, diciamo contattata dal nostro dottor Cannavacciuolo Gaetano. Grazie ancora, Proloco e Unione, passo la parola a Liberi per essere veloci. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio te Pasquale perché hai creato veramente quest'anno una manifestazione straordinaria, bellissima. Dicevo poc'anzi che di solito il tema del diversamente abile è trattato sempre con freddezza o con tristezza, invece mai come in questa occasione è stata una manifestazione di gioia, di gioco e di positività. Infatti il messaggio è sempre un messaggio positivo che io in qualità di Presidente Libera dalla Violenza voglio dare per quanto riguarda la violenza sulle donne. E così come lì crediamo che ci sarà il giorno in cui la donna non sarà più vittima di violenza, così credo che per i diversamente abili la stessa cosa accadrà, sia in termini di discriminazioni che ancora oggi subiscono che in tema di violenza psicologica. Per cui questo è il quinto anno, è il terzo anno che partecipa Libera dalla Violenza, spero, ma sicuramente considerando il fatto che sei un vulcano, quindi nessuno mai ti fermerà, ci saranno altre edizioni e io mi impegnerò ad esserci e anche come esperta di diritti umani mi impegnerò a intervenire anche per quanto riguarda quelle che sono le proposte di legge laddove ci sono ancora alcune tematiche, alcuni diritti non tutelati relativamente al mondo dei diversamente abili. Grazie. Ogni anno sempre presente. E volevo fare un saluto sempre con te per la nostra amica Giovanna del Gaudo, giusto? La quale Giovanna ha messo sempre a disposizione il suo locale, il ristorante Hotel Elisabetta a Pozzano in Castellammare di Stabia per permettere noi che svolgevamo riunioni e sicuramente abbiamo finito anche tardi la sera, quindi Giovanna, a te e alla tua famiglia un forte applauso. Signori, un applauso. Anche se stiamo diventando pochi, dobbiamo andare avanti.